Capita talvolta, parlando di progressive rock, di ricordare un episodio famosissimo nella storia del rock, che è quello di Keith Emerson, leggendario tastierista dei Niles e degli Emerson, Lake & Palmer, che era solito concludere i suoi concerti con un esercizio di bravura formidabile. Si coricava sotto il suo organo Hammond L100, dopo averlo martoriato con coltelli e fatto urlare nei modi più impensabili, e era solito, come ho detto, suonare la toccata e fuga, una parte della toccata e fuga in re minore di Bach. Talvolta mi si chiede qual è la difficoltà oggettiva, reale di questo esercizio e come possa funzionare il meccanismo. Beh, il meccanismo in realtà è molto semplice, perché basta invertire la disposizione delle mani, quindi quello che fa la mano destra normalmente lo deve fare la sinistra e viceversa, ma tenendo conto naturalmente che anche le dita sono invertite, perché quello che normalmente va su, girandosi dall'altra parte, va verso il basso. Quindi le note gravi e acute devono essere pensate in una maniera speculare. Oltretutto bisogna tenere in considerazione che i tasti stessi sono disposti al contrario, e quindi la leva, che normalmente è favorevole se il tasto è premuto in questa posizione, diventa terribilmente sfavorevole, quindi il tasto diventa durissimo da suonare in questo punto. Ultima considerazione sulla meccanica è che lo spazio compreso tra i due tasti neri è decisamente più piccolo rispetto a quello libero sulla punta della tastiera. Di conseguenza, suonare in questa posizione risulta estremamente scomodo per chi ha le dita un pochettino più grosse. Non tutto è fattibile, perché? Perché certi tipi di passaggi, dovendo scavalcare i tasti neri, diventano estremamente complessi. Ecco perché è un esercizio di grande difficoltà, soprattutto considerate le condizioni in cui Keith Emerson eseguiva questo numero. Vediamo come primo esercizio l'inversione semplicemente della mano destra e della sinistra a livello di accompagnamento di melodia. Con la mia mano destra girata al contrario, quindi con il mignolo sulla parte bassa della tastiera, devo creare una sorta di accompagnamento in accordi, che sarebbe, nelle condizioni normali, compito invece della mia mano sinistra. La stessa cosa devo fare con la mano sinistra, creando una sorta di melodia. Adesso improvvisiamo qualche cosina. Eccetera, eccetera. Naturalmente diventa tutto molto complesso. Perché? Perché certi meccanismi tecnici non sono più utilizzabili, quindi i passaggi del pollice diventano molto scomodi perché bisogna scavalcare i tasti neri, e quindi l'incastro tra le due mani è estremamente difficoltoso. Concentriamoci adesso sulla toccata e fuga in re minore di Bach, che è la parte che ci interessa. Beh, lo spunto iniziale non è particolarmente complicato. Perché? Perché le due mani, pur essendo invertite naturalmente, suonano all'ottava e quindi fanno la stessa cosa. Vediamo. Su questa parte concludeva e passava alla fuga. Si può proseguire. Reale, oggettiva, e naturalmente sulla parte relativa alla fuga. Perché? Perché le due mani non
fanno più la stessa cosa, ma dialogano in una sorta di contrappunto, e di conseguenza quello che nello spartito originale era segnato naturalmente alla mano destra, e quindi con una linea, tra virgolette, un po' più melodica, con un fraseggio più comprensibile, deve essere eseguito dalla mano sinistra, anche con gli staccati e con i legati, in modo speculare naturalmente. Sentiamo. Era solito continuare, variare, modificare, improvvisare su questo tema. Dove sta la difficoltà? La difficoltà naturalmente è imparare il brano che funzioni al contrario, ma soprattutto tenere in considerazione che siamo al termine di un concerto, dopo 2 ore di utilizzo di una tecnica massacrante, soprattutto poi bisogna ricordarsi che Keith Emerson era coricato per terra con un organo addosso in una posizione scomodissima, e soprattutto con il grande caos e la tensione del pubblico che lo spronava a fare questi esercizi pirotecnici. In ogni caso, il meccanismo di funzionamento è questo qua.